Chicle. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks, il vostro Mami DD che oggi vi sta portando un nuovo gioco sul canale. Sono, come potete notare, sul mio tablet e con la webcam, perché vi voglio portare un gioco che credo, cioè non l'ho giocato ancora, è la prima volta proprio che entro, che loggo, che faccio ogni cosa, ma credo che sia, ho visto qualcosina e credo che sia veramente l'evoluzione di Pokémon e di Pokémon Go anche, perché Pokémon Go fa veramente schifo. Sì, fa schifo perché l'applicazione è inutilizzabile, ragazzi, cioè c'ha tanti problemi, consuma la batteria in una maniera paurosa e credo che hanno avuto un boom mega galattico, ma se non sistemano sta roba... Comunque questa applicazione si chiama Pokéland Legends, non la trovate sull'Android Store normalmente perché non ho idea, forse non hanno i permessi ancora, quindi l'hanno aperta solo al mercato, diciamo, l'hanno aperta solo al mercato orientale e quindi probabilmente non avendo i permessi non gli danno il diritto, insomma, di tenerla pubblica, onde evitare denunce, danni e bla bla bla. Comunque, questo dovrebbe essere un gioco Pokémon RPG multiplayer. Wow, e non è, cioè è free to play se riuscite a scaricarlo, se non riuscite a scaricarlo è no to play, quindi io direi iniziamo e vediamo che cosa ci riserva. Io sono sul server 162 di Secret Islet, speriamo che non mi dà problemi. Connecting, mi sto connettendo, wow. Ed eccomi qui, sono nel server 162 di Secret Islet, diamo il nostro nome al pirla. Come ti chiamo? Vabbè, ti chiamo dal computer Mamid. Ok, grazie. Ovviamente uomo oppure donna? No, io sono un Ash Godakechemol, quindi uomo. Adventure. Si inizia? Sì, si sta connettendo. Ed eccoci qua, siamo dentro il primo, penso, tutorial. Sì, siamo nel tutorial. Welcome to the Magical Monster World. Tap an arrow to begin a marvelous zone. Praticamente ci dice di andare qui perché siamo in ritardo. Ok. Sì. Mi fai andare avanti, porca paletta. Ok, ogni tanto abbiamo qualche piccolo problemino di lag. Allora, you're late, get. Ok, sleep over the time, ti si porta, dai, hurry up and devo andare a trovare il dottor Oak. Mi dà 2 di esperienza e 1000 monete, va bene. Ok, autopilot will help you to finish the task. Ok, clicca lì. Wow, sta andando da solo, io guarda, sto qui a guardare. Mentre c'è gente che... sta sui Pokémon. Salve, professor Oak, mi dica pure. Sì, sono finalmente arrivato qui. Mi dai sto cazzo di Pokémon? Dai, che dobbiamo iniziare. Tanto iniziano tutti così le avventure Pokémon. Ah, ok, mi dai soldi questo. Molto meglio. Click the screen for the reward. Certo, I knew you would be late, so I prepared the monster for you. Come and see. Dice che sono arrivato in ritardo, però mi ha preparato i mostri. Non sono mostri Pokémon, sono delle creature utili e veramente carine. Oh. Ok, ora mi darai 2 Winnie the Pooh, 2 collanine e 2 caramelle. Vabbè, quello che mi dai mi va bene, cioè non conosco un cazzo. The first step of becoming a trainee is to acquire your first monster from Capsule Toy. Capsule Toy dovrebbe essere le Pokéball, una cosa del genere. In pratica ci dice che dobbiamo prendere il nostro primo mostro, va bene. Ok. No, non è la capsuletto, non sono le Pokéball. Is with motion retrieving advanced monster, try it. Allora, advanced capsule toy is with more chances receiving. Ah, in pratica, più sono avanzate queste capsule, più possiamo avere mostri avanzati. Ok. È tipo una ruota della fortuna. Ecco, ovviamente si paga diamanti. Bene, free. Ok, che cosa mi dai? Charmant! Wow! Ok, qua mi fa vedere in basso a sinistra le evoluzioni. Charmant, Charmeleon, Charizard e la mega evoluzione c'è pure, mamma mia ragazzi. Poi sulla destra mi dice le passive skill e le 4 skill, penso. Ok, va bene, molto figo. Grazie per avermi dato un Charmant, però avrei preferito sceglierlo. 10 advanced capsule has higher chance to get advanced mist ticket and rare monster. Va bene. Ok, dammi qualcosa. Grazie, professore. Ok, vabbè, sì, mi prenderò cura di questo benedetto Charmander. 10.000 monete, babbia mia.
Mamma mia, sono ricchissimo! Ok, ora possiamo iniziare la nostra avventura. Rainbow Meadow is a good place and I will give you a map. Your fine friend. Ok, dobbiamo andare in questo Rainbow Meadow, che sarebbe l'arcobaleno capa di cavolo. E lui ci dà una mappa. Grazie, molto gentile. Ok, ok, doctor, io vado. 2000 soldi, mi vanno molto bene. Click team, send monsters for battles. Ok. Click on the empty seat in team. Ok. Click on monster for boss and that. Ah, ok, mi sto preparando il team. Close interface. The fighting monster roster will be auto-saved. Ah, ok, praticamente il mio team sarà salvato. Ok. Ok, ragazzi, ho settato il mio team. C'ho un Charmander che mi segue. What the fuck. Ok, va bene, andiamo avanti. Che devo fare qui? Sta andando lui da qualche parte. Ok. Oh my god! Abbiamo incontrato un Caterpie e un Meo selvatico! No! È una terribile disgrazia! Choose a target to attack. E vabbè, me lo stai dicendo tu, attacchiamo sto Caterpie. Click a skill and attack. Oppressive attribute will show on green up arrow. Can attack double, even quadruple damage. Ok. In pratica, visto che posso. Visto che sono fuoco contro erba, c'è una freccettina, vedete, che lampeggia. E quindi significa che gli faccio più danni. Va bene. Ok, gli ho fatto una scureggia. Vai, Charmander, scureggia! Ok, no oppressive, no arrow, only causing... Ok, va bene, quindi contro questo Meo gli faccio una scureggia normale. Invece quella di prima era una scureggia di quelle potenziate, mamma mia, ragazzi. Oh, bella questa. 10 diamanti, 1200 soldi e... ok, questa roba qui che non so cosa sia. Ah, ok. Ho finito tipo un dungeon, che cos'è? Sì, la prima missione. By the way, since you get a 4 star review, you can receive rich reward. Ma io ce l'ho avute. Vabbè, piglia sta cosa. Stai zitto. Non rom... Ah, li piglio tutti? Che figo! Ho preso bordello di soldi! Mamma mia, il mio Charmander è pure livellato! Oh mio Dio! Ragazzi, ma vi sta piacendo sto gioco? Sto facendo solo il tutorial. Però devo dire che è veramente figo. Go to my ad, yes, found some items. Ok, praticamente mi devi far potenziare i mostri ora. Ci mancherebbe. Grazie per i soldi, signor Oak. Ok. Il mio... Ah, il mio personaggio pure ha fatto l'upgrade. Sì, siamo andati da livello 1 a livello 2. La vita. Perché ho la vita? Perché Ash ha la vita? Può essere attaccato. Vit upper limit. Ok. Monster level up. Ah, ok. Più salgo io di livello, più posso avere mostri di livello superiore. Ok, quindi da livello 5 li posso portare fino a livello 6. Fighissimo. Monster House Upper Limit. Non ne ho cambiato un cazzo. Va bene, andiamo avanti. Andiamo da Adam, che mi deve dare degli oggetti per fare dei potenziamenti. Su, forza, corri, piccolo Ash. Ciao Adam. Mi ha parlato di te, il signor Oak. Ho trovato qualcosa per migliorare l'amicizia con i tuoi mostri. Grazie, signor Adam. L'amicizia, che cazzo è l'amicizia? Ash, sei proprio un ignorante di merda, però. Mr. Oak non ti ha parlato dell'amicizia. L'amicizia significa quanto sei vicino tra i tuoi mostri e il tuo allenatore. Lasciami insegnarti qualcosa e come funziona. Sì, dammi ste cazzo di campanelle, forza. Voglio le campanelle. Friendship is vital in raising monster with an arrow area. Click, arrow area. Ok, monster. Ok, click, monster. Friendship. Give it a bouncing jelly. Ah, visto, avete visto? Ce le ha date prima. Sono delle caramelle che ci danno in questo caso 40 di amicizia. Noi siamo a 0. Potete vedere in alto intorno alle scritte che scorrono. Ora, se gli diamo questo, dovrebbe essere. Oh, la madonna mia. Siamo arrivati da amici 0 ad amici 3. Oh mio Dio. Minchia, gli ha aumentato le HP di 38, l'attacco di Tot, va bene, bello, bello. Mi ha aumentato l'amicizia del mio Pokémon. Ti fa diventare più forte. Perché devo dare un altro? Va bene, diamogliene un altro, così portiamo l'amicizia a livello 5. Va bene. Oh, ho imparato una nuova skill. Ah, più diventano amici, più imparano skill. Questa dovrebbe essere una scorreggia super potente ed è un range group, quindi dovrei fare danni di gruppo, fighissimo. Belle le amicizie, molto molto belle devo dire. Ok Adam, grazie mille. Io vado avanti. Sì, fammi andare avanti nella storia per favore. Grazie per avermi dato due caramelline. Sì. Ora ho imparato come
migliorare l'amicizia. Ci sono alcuni oggetti per migliorare l'amicizia in Rainbow Meadow. Just go and see. Ok, fammi andare a vedere. Sì, grazie. Dammi sti soldi, pezzo di cacca. Grazie. Allora, Pass Cup 1-2. Ok. Dove vado? Vabbè, tanto fa tutto lui sto gioco. Io non devo fare un cazzo. Devo solo premere i bottoni. Premi. Ah, il level 2. La missione di livello 2. Minchia, regà. Due catepi. Ora gli faccio la mega scureggia. This is mission score. Number means how many stars you received. Che significa? Questo è il punteggio della missione. Il numero significa quante stelle hai ricevuto. Vabbè. Mission rating introduction. Rating introduction. Uno. Allora, praticamente mi ha spiegato che in alto a destra c'è il mio punteggio per questa missione, che attualmente è a 3. Il massimo è 4, come abbiamo visto. Livelli più alti di punteggio significano reward, quindi premi migliori. E fin qua ci siamo. Non solo, per aumentare il punteggio dobbiamo sconfiggere i nemici e utilizzare le skill senza farci attaccare. Cioè, man mano che ci attaccano i mostri o che uno dei nostri mostri muore, lo score riduce, si riduce. Ovviamente, cioè non è ovviamente, attaccando i mostri che stanno al centro, quindi nella linea nemica, ci fa aumentare lo score in maniera più veloce. Quindi ora mi dice: prova, fai una prova, fagli una scureggia di gruppo e vedi cosa succede. Va bene, sì, faccio la scureggia di gruppo. Ok, è aumentato. Ok. Ok, quindi mi sono... Charmander si è incazzato perché è un caterpillar di merda. Anch'io mi sarei incazzato. Gli ha dato botte. E quindi si è sviluppata la mossa Ultimate. Vabbè, fai... Oh, madonna mia. Ma quanto è figo sto gioco. Ehi, hey, Bulbasaur e Metapod. Scureggia. Bam, super scureggia. Un Metapod, che cazzo mi fa un Metapod? Ah, comunque vi state vedendo in alto a destra che aumentano e diminuiscono le barrette. Io sto giocando, quindi non lo vedo. Ok, super Metapod scorreggiato. Ho vinto di nuovo. Benissimo. Mi hanno dato altri soldi, ma io dovrei aver preso 4 stelle e i reward. Also you can receive. Ah, ok, se clicco back automaticamente mi dà tutti i reward. Benissimo, abbiamo imparato anche come funzionano i reward. Andiamo avanti nella storia. Sì, stiamo andando avanti. Dove vai? Vai da Adam. Ma io non faccio un cazzo in questo gioco. Ma fammi giocare un poco. Good guess you have gotten. Ok, grazie. Ok, vado a incontrare il dottore. Dottore! Va bene, sono salito di livello. Ora posso avere il mostro fino al livello 7. Va bene, fammi andare dal dottore. Andiamo, dottore. Parliamo con stu dottore. Meno male che non ci sono da fare cioè, incredibili. Che cazzo sto dicendo? Va bene, parla, dottore. Ok. Ok. Hai notato che alcune azioni di attacco speciale... ci sono alcune mosse di attacchi speciali. Ok, queste sono le skill dei pet, degli animaletti, insomma. No wonder there is so much... Non ti preoccupare se c'è così tanta potenza. Il TCO... Ok, ora ci insegna come migliorare, diciamo, le mosse dei nostri mostri. Va bene. Promote... Ah, devo promuovere un mostro. Ah, quindi ora posso aumentare la mossa, che sarebbe la scoreggia? Sì. L'ho aumentata già? Ok, il nostro power, vedete in alto c'è power 1977. Aumentando le mosse sembra che aumenti la potenza del nostro Pokémon. Ok, grazie mille. Ok, ora è più forte, va bene. Ok, mi fai fare qualcosa in sto cazzo di gioco, porca miseria. Un'altra missione? Ok, va bene, ho preso tutto. Devo dire che in sto gioco non sto facendo veramente un cazzo, però mi sta piacendo. Allora, receive, mi dovrebbe aver dato un Caterpie, che culo. Minchia, e quando si evolve in Metapod poi, mamma mia, il peggio mostro mi ha dato. Ok, lo devo mettere nel team, va bene, mettiamo Caterpie nel team, va bene, ciao. In next pool, in pratica il livello del mio Pokémon può essere aumentato velocemente nel exp pool. Vediamo come si fa. Upgrade. Ok. Charge for experience. Ah, in pratica mi sta dando dell'esperienza gratis. Si fa così? Level up. Ok. Thank you.
L'abbiamo portato a livello 2. Mo' basta. Cioè, io preferisco usarli su questo. Ma li posso usare? Vabbè, usiamoli. 4. Vai. Fighissimo. Level up. Ma aspettate un attimo. Che cosa sto facendo? Ok ragazzi, mi sembra di aver capito. In pratica prima avete visto che mi ha chiesto: vuoi usare un exp pool? Che sarebbero quelle cartine che mi ha dato, non quelle per fumare. E io ho detto sì, la voglio usare, mi dà 150 di esperienza. Ora la sto utilizzando per far evolvere i miei po per far livellare i miei Pokémon. Ho portato Charmander al 7, che è il livello massimo, vedete. Ora posso anche potenziare Caterpie. Vedete, sulla destra mi dice quanta esperienza c'è bisogno e sulla sinistra quanta ne ho. Ora ne ho 64, però l'ho portato a livello 3. Allora continuiamo a potenziarlo finché posso, insomma, voglio dire, vediamo fino a che livello riusciamo a portare. Ce l'abbiamo a livello 5, livello 6. Ora dovremmo aver finito l'esperienza che abbiamo. E se volessi riutilizzarla? Banding? Che cazze? Ah, insieme li fai combattere? Mamma mia! Andiamo avanti con la missione 3. Mi sembra che ho consumato tutte le mie cartine. Ok, enter nel dungeon. Va bene, entriamo nel dungeon. Facciamo il livello 3 e spacchiamo di botte tutti quanti. Però mi farai catturare i Pokémon fino alla fine? Cioè, me lo chiedo. Vai! Ora c'è un Charmander che fa una super scorreggia. Auto battle, just open, click the button, release your hand. Va bene, cioè, manco le battaglie posso fare, ho capito. Guardiamo pure le battaglie. Ma che cazzo di gioco è? Questo che scorreggia, quell'altro che non fa un cazzo. Dai, almeno vinci le 4 stelle. Cioè, se mi fai perdere le stelle, t'ammazzo. Ok, 4 stelle, benissimo. Ah, c'è uno Star. No, attacca prima Starmie! Staryu, che cazzo è? Ok. Ok, super scorreggia! Ah no, Caterpie fa la super testata. Però figo le animazioni, raga. Proprio bello, mi sta piacendo. Non faccio un cazzo, ma il gioco mi piace. Molto bello, forse perché non faccio un cazzo? Potrebbe essere, vediamo cosa mi dà. Mi ha dato delle pannocchie. Che sono ste cose? Le pannocchie. Go for pet friendship level 1 to level 9. E invece questi che sono? Ah, questi sono soldi. In pratica mi fa aumentare la friendship del pet. Vabbè, chi se ne frega, andiamo avanti. Ragazzi, che cos'è questa cosa? Mi dà un bonus? Grazie. Dov'è? Dammi bonus. Dammi tutti i bonus. Bonus miei, tutti i bonus. Receive. Dammi il bonus. Receive. Dammi il bonus. Mi ha dato delle. Ah, ok. Quei 300 punti, come cazzo li guadagno? Pikachu friendship. Can receive daily. Ok, ricevi. Voglio ricevere tutto. Datemi vit per 100. Non so cosa sia, ragazzi. Level benefit. Receive pure questo qua. Ah, quando ricevi, raggiungi il livello 3. Benissimo. Collecting. Non c'è un cazzo di questi? E perché? Eccolo. Eccolo. Quando ho un Caterpie mi dà 30 diamanti. Molto buono. L'arrivo di Mewtwo. What the fuck? Ah, di questo non ho niente, purtroppo. Questo è quello per le chest. Ok. Daily Diamond Reward. Got 100 for 30 consecutive day. Recharge. No, che recharge? Non dargli non gli voglio dare una lira a questi qua. Anche se li meriterebbero. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo andare a trovare da Adam un certo Gouta, che non ho idea di chi cazzo sia. E non lo so dove è Gouta, se no non venivo da te, brutto imbecille. Intimacy item. Che cosa sono gli intimacy item? Ok, si è chiuso il gioco. Ok ragazzi, siamo arrivati a 20 minuti. Io lo faccio durare ancora un po', ma è un caso veramente eccezionale perché voglio finire almeno, che ne so, sto tutorial. Non penso che durerà ancora assai. Allora, che cos'è l'intimacy? L'intimidazione? Friendship has not changed much yet. Va bene. Hai bisogno di alimentare i mostri con gli oggetti giusti. I mostri sono picky. Che cazzo vuol dire? When you go to Rainbow Meadow for Philip, you can also collect item increasing friendship. Ok, quando vado a fare quelle missioni di merda di prima dei Caterpie, posso trovare oggetti che mi aumentano l'amicizia. Ok, ho capito. E mo? Basta. Finito? Oh mio Dio, mi ha dato Gyarados! Take a look. Gift for recharge. Cioè, se io ricarico qualsiasi cifra mi dà un Gyarados? Interessante sta cosa. E qua che mi dici? Ricarica? No, non voglio ricaricare! Ma perché mi vuoi fottere soldi, pezzo di merda? Non voglio un cazzo di niente, va bene? Then I will become stronger. Ok, entriamo qui. Vabbè. E andiamo a combattere ancora, ragazzi. E questo mi fa fare tutte queste cose in automatico.
Un allenatore! Un allenatore! Ciao! No, fammi... No, io devo combattere, io! Sennò che cazzo gioco a fare? Allora, scorreggia. Benissimo. Ah, ma quello è ancora vivo? No. Dai, massacra quella merda. Vai, Caterpie, testata! Vai, Charmander, scureggia! Bam! E mo... Che succede? Ah, vedete, Charmander si è incazzato perché ci sta tutta l'elettricità intorno a lui. Ok. Che cosa mi ha dato? One ride, one ticket. Non ho idea di che cazzo sia, ragazzi, lo scopriremo. Il mio Caterpie è allivellato, buono. Buono. Master, you have my favorite gift to me, then I will become stronger. Ok. Ho trovato Gouda, va bene. L'ho menato di brutto proprio. E quindi? Ok. Andiamo da Gouda. Ma cos'è sta cosa che mi viene fuori? C'ho un oggetto per quei pirla, ma che cazzo volete? Put by those people if you... Ok. Ah. Ah. In pratica, ragazzi, serve per curare i Pokémon? Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì. Va, facciamo la missione 5 e dovrebbe succedere qualcosa di meglio. Allora, ok, sono di nuovo contro un Bulbasaur e un Ivysaur. Caterpie, vai contro Ivysaur. Perché quello è un po' bastardo. Charmander, fai una scorreggia a Bulbasaur. Ok, siamo a livello... Ok, vai, vai, botta in testa. Bellissimo. Chi cazzo sono questi, mo? Allora, tu... Sì, andate su quello centrale, ma spaccateli il culo, spaccateli. Bam, scorreggia di Charmander. Magnemite. Sì, ma mo ci sta la super... Ah, cioè gli faccio meno danno perché c'è la mia debolezza. Vabbè, non ti preoccupare. Super scorreggia di Charmander. Morti. La super scorreggia di Charmander non resiste mai nessuno. Ok, che cosa mi date ora di bello? Mi hai dato un fiore di loto, che cazzo me ne faccio? Exp, bello, 150 exp to l'exp pool, benissimo. E perché mi hai fatto fare la missione 5, ragazzi? Non sto capendo. Ma vaffanculo, sono andato a fare la missione per dare l'erba a questo qua. Ma vattela a comprare da uno spacciatore, sto brutto ceffo. Ok, ora vado dal Mr. Rock che mi fa andare avanti. Sì, tanto qua... Ok, sì, sono a livello 5, quindi ora posso avere i Pokémon fino a livello 9. Magnifico. Il primo giorno, 7 day. Ah, ok, ogni volta... No, non mi dite, ragazzi, io domani loggo, mi faccio avere Pikachu, mi faccio avere Pikachu. Non vedo l'ora che arriva domani, ragazzi, non ci posso credere. Non ci posso credere, domani loggo sicuro, mi faccio avere Pikachu. Fine, fine, cioè è proprio finita. Ok. Il mio tempo è arrivato. My assistant Philip ha trovato il Team Rocket, che stanno catturando mostri per alcuni motivi. Ok, va bene. E quindi devo andare a trovare Philip. Va bene, ragazzi, io direi che mi sono rotto le balle di fare sto tutorial e sto video sta venendo veramente troppo lungo. Finisco il tutorial, ci vediamo nel prossimo video. Spolliciate, commentate se volete sto gioco, altrimenti non lo faccio più, cioè che vi devo dire, molto semplice, me lo gioco per i cazzi miei. Ci vediamo nel prossimo video e hashtag troppo figo. Se avete visto fin qui, hashtag troppo figo. Ciao a tutti.